ragazzi, allora siamo ritornati. Ho appena fatto una partita in cui sono successe cose incredibili, in cui devo rivedere perché ho detto parolacce troppo pesanti in maniera un po' troppe volte per poterlo caricare senza metterci beep, beep, beep. Quindi il video rimane un attimo in fermo. Ne facciamo un altro perché quel video è un po' troppo e devo perderci un attimo un po' di tempo. Era una partita contro un Benji Samurai e ci sono stati un po' troppi, un po' troppo, e quindi è meglio se per il momento lo metto un attimo in disparte, ne faccio un altro e niente. Quindi siamo contro un altro bot cinese che però per la legge del Wi-Fi non è un bot, perché voglio dire che non è completo di Wi-Fi, quindi non è assolutamente un bot. Potrebbe essere un amico di un bot, ma non sembrerebbe un bot. Tutto dipende da che cosa fa ora. Ha tirato, quindi secondo me non è un bot, ragazzi. Giochiamo una partita vera. Finalmente. Direi finalmente. Il suo Levin Shuda è arrivato nella nostra porta, ma il nostro Salina si difende come sempre con ampia bravura, velocità, destrezza la nostra porta. Non possiamo fare nient'altro che fare un passaggio per Santana, che è in posizione sicuramente scomoda per poter effettuare un tiro efficace. Ma ci proviamo lo stesso. Ci troviamo contro Cap e Bomb, che al momento risulta essere uno dei giocatori più forti in assoluto sul Capitan Tsubasa Dream Team. Infatti riesce a togliermi la palla, a fare un casino con una velocità ed una semplicità che neanche un maestro riuscirebbe a fare. Un passaggio di Levin profondo per il suo Napoleon. Intanto noi non dimordiamo e mettiamo K di Bulla con il blocco livello 4. Quindi il blocco livello 4 riuscirà a fermare il tiro del cannone livello 7. Ebbene sì! K bomba! Però K o fai sempre però. Un passaggio di noi è uno schifo. È stato pure dare un passaggio più spassano. Ok. Ragazzi, dopo 48 minuti riusciamo finalmente a fare il primo passaggio con tutti fuori gioco, quindi ci buttiamo, non ce ne importiamo, il nostro tiro arriverà nella porta avversaria, e uno, e due, e tre, capibomba, capibomba. Cioè, praticamente io già ho consumato tutta la stamina di Levin. La parata del super portiere riesce a difendere la sua porta. Noi non dimordiamo, ragazzi, non dimordiamo. Demordere è per i deboli. Capa di bomba, si riporta avanti. Lui farà una torre Eiffel, perché... secondo me fa la torre Eiffel. Però... Eh sì, grande Shizaki che continua... Fuori gioco, no, no, a chi l'è passata? Aiuto, aiuto. Che cazzo stai facendo? Ah, ragazzi, siamo contro God di Shizaki. Le possibilità di riuscire a sorpassarlo sono dello 0,0, ma lui pensa che io passo mentre io faccio un fantastico boomerang shuda. Ha capito le mie intenzioni. E infatti la sua faccia ha leggermente deviato il mio pallone. Lui critica il coppaletto, cioè lo sfizio a meno di dire l'emozione, di dire magari sta palla arriva. Vabbè, ragazzi, Diaz che non può tirare da qua per ragioni logiche di sentimento sentimentale. Può fare solo o un passaggio o un dribbling. Noi fermiamo tutti e due, ramottendolo a terra. Vabbè. Cioè, tu che fai sempre passaggi? A cazzo di cane, mo che li dovevi fare, non l'hai fatto. E va bene ragazzi, non dimordiamo, questa partita può essere ancora vinta con un poco di astuzia, un poco di ingegno e un po' di fortuna. Possiamo andare in vantaggio. Ok, la palla va a me, la passiamo a Oliver Hato.
Cioè, io voglio capire tu perché fai queste cose? Perché? Tanto sicuro me la blocca, vai! Ok, non me l'ha bloccato. Non fa la sedge. Stanno tutti in fuori gioco, ti prego. Sto giù. Levi, mi affetto tu. Fai il tiro tu, Levi. Metti in mezzo. Levi! Levi! Ti ordino di tirare. Tira! L'hai già infortunato nel fumetto a Benji. Infortunalo pure mo. Secondo quella mia teoria troll dell'infortunio, per chi se la ricorda. Infortunio al Benjo. Infortunio spacci in mani, ce ne che in mani. Però sono contento perché sicuramente il suo Benji sarà con i Wicked Breaker. Però con una buona divisa e con un buon gioco si riesce diciamo a mantenere comunque una partita lineare, quindi almeno di questo sono contento. Se pensavi che mi sarei fatto fare da un'idea così mongoloide, sei fuori di testa. Ragazzi, non so perché io oggi sono perennemente fuori gioco, quindi non posso fare niente, sono perennemente fuori gioco. Passiamo al normale, non all'aggressivo, perché tanto essendo sempre in più gioco non riescono a portarmi nessun risultato. Purtroppo me. La partita va. Bravo Santanino! Santanino verso la porta, da solo, nel momento, Santana, ti dico d'oro, nessuno lo può fermare, l'infermabile, Santana, Santanino, emozione, la preghiera, raga, non so dove come me. Gol! Posso tornare? Ah, schiato sulla mia sedia. Santanino ci dà delle emozioni nel cuore che altre persone non fanno. Santanino is forever, andeva. Santanino, grazie, Santanino, vuole risegnare, non ti basta un gol, ne vuole fare due. Santanino, ole, e Santanino, è 2-0, arriva, gol! Santanino! Andiamo, Santanino, sia vita mia. La vita e il suo cuore mio, piano! Non serve a niente Napoleon, chi dice Napoleon è forte? Napoleon è uno scemo! Niente è paragonabile a Santanino, Santanino is forever! Ragazzi, anche questa partita è andata senza insulti né bestemmie, quindi sono salvo anche questa volta. Diciamo, non, YouTube non mi deve cazziare come già fatto in passato. Sono riuscito anche stavolta a fare un video pulito, incredibile. Spero che il video vi sia ultra piaciuto. Lasciate like, iscrizioni, iscrivetevi con tutti i possibili account, capite? Pure doppioni. Come ragazzi sto trollando. Spero che il video vi sia piaciuto. La partita è stata carina, niente male. Avanziamo verso i gradi più alti, logicamente è solo questione di tempo, ovvero se hai tempo per giocare riesci ad avanzare. Gli avversari diciamo più forti di 700k non ci sono, quindi come si vincono queste si vincono anche quelle successive. È semplice questione di chi gioca più tempo riesce a vincere. Intanto perdonatemi sulla web, mi potrebbe dire se il gatto mi ha ucciso perché lui non mi ha dato un morso qua, sembro ancora intero, quindi è tutto ok. Ragazzi, per questo video è tutto, ci becchiamo nel prossimo video con la prossima partita.